L'acciaio è una lega metallica. Che cosa significa? Significa che sono state unite insieme due o più metalli per creare un altro materiale, una lega, appunto. Ha la capacità di migliorare le caratteristiche di entrambi i metalli uniti insieme. In questo caso è l'unione di ferro e carbonio, con una percentuale di carbonio sotto il 2%. Se supera il 2%, parliamo di un altro materiale chiamato ghisa. È una lega importantissima per l'industria pesante ed è una delle leghe più riciclate. I metalli, quando vengono riciclati, non perdono le proprie caratteristiche iniziali, a differenza della plastica, e possono essere riciclati all'infinito. Il processo per creare l'acciaio si chiama forgiatura, non è nient'altro che una sorta di forno come quello da cucina, ma molto molto più grande, ha una sorta di forma come se fosse un pentolone, diciamo, nel quale viene messo all'interno questo metallo riciclato e viene alzata la temperatura fino a quando la temperatura di fusione va a sciogliere il metallo. Esistono circa 20 tipi di categorie di acciaio e 100 sottocategorie dell'acciaio. Per quale motivo? Se noi nell'acciaio è fondamentalmente ferro e carbonio, ma se andiamo ad aggiungere alcune caratteristiche, andiamo magari a migliorare determinate parti dell'acciaio in base a quello che vogliamo andare a realizzare. Penso ad esempio all'acciaio inox, quello che viene utilizzato per le posate, non è nient'altro che acciaio e una percentuale di cromo che varia in base alla qualità appunto dell'acciaio inox che vogliamo andare ad ottenere. Le posate, ad esempio, sono realizzate con l'acciaio inox. Per quale motivo? Perché l'acciaio inox ha la capacità di non arrugginirsi nel tempo. Le posate, ad esempio, sono realizzate in acciaio inox e serve appunto per evitare che, se voi le mettete nella lavastoviglie, ad esempio, non vada a corrodersi o ad arrugginirsi. E basta, le caratteristiche dell'acciaio sono principalmente queste. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like. Se volete ripassare tecnologie dei materiali, ho creato una pagina su Instagram nel quale potete trovare una fotografia con un oggetto e la lavorazione correlata. Basta, al prossimo video. Ciao!